Si continua a scaricare presunti agenti inquinanti nel canale di Fosso Imperatore. La denuncia giunge stamattina dall'assessore del comune di San Valentino Torio Giancarlo Baselice, che ha denunciato la situazione attraverso l'ausilio di immagini e foto che sono state inviate al comune di Nocera Inferiore, all'ARPAC, alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, al Genio Civile, alla provincia di Salerno e al Consorzio di Bonifica del Sarno, per conoscenza anche al governatore della Campania. A segnalare questa nuova situazione di disagio i cittadini della zona, che hanno lamentato scarichi abusivi nel canale di Fosso Imperatore nel tratto compreso tra la strada provinciale Nocera Sarno e via Zeccagnuolo, dove sono stati effettuati recentemente sopralluoghi da tecnici sia del comune di San Valentino che di Nocera Inferiore del Consorzio. Lungo la sponda sinistra dell'alveo è stata evidenziata la presenza di scarichi nel territorio di Nocera Inferiore, sversamenti che sono avvenuti anche in assenza di precipitazioni meteoriche. Una situazione allarmante dal punto di vista sanitario, hanno scritto dal comune di San Valentino. L'ente ha chiesto alle autorità competenti di attuare tutto quanto in loro potere per risolvere questa grave problematica prima che possa sfociare in un drammatico problema sanitario. Ma già qualche ore prima anche il comune di Nocera Inferiore aveva effettuato un sopralluogo nell'area del canale di Fosso Imperatore per un campionamento delle acque di scarico. Durante il sopralluogo è stata evidenziata la diluizione delle acque prima del pozzetto di ispezione, l'odore cattivo che emanava lo scarico, lo sbiancante utilizzato a valle dell'impianto di depurazione e l'abbondante portata idraulica dello scarico, che all'apparenza sembrava ben oltre i 25 litri al secondo autorizzati dal Consorzio di Bonifica del Sarno. Consorzio che ha comunicato che proprio personale ha altresì effettuato un sopralluogo constatando una copiosa attività di scarico dalla condotta e che l'acqua che fuoriusciva era scura, melmosa, maleodorante. Il dirigente Fontanella del comune di Nocera Inferiore e il responsabile del procedimento ambiente Bruno hanno fatto partire una diffida nei confronti di un'azienda.